Buonasera, mi chiamo Bernd Fass, mi occupo della carriera all'estero in termini di stage, studio, volontariato e lavoro. In questa puntata dei miei webinar per la Career Academy di Aerocultura vorrei spiegare le opportunità di stage negli Stati Uniti e in Canada. Parlerò circa 30 minuti e in seguito sono disponibile per domande e chiarimenti. Allora, partiamo dalla predisposizione mentale. Perché fare lo stage in un mondo anglo e anche un po' francofono, se prendiamo in considerazione il Canada? Prima perché sono paesi dove queste due lingue sono le madrelingue, vuol dire io posso lavorare sulla mia competenza linguistica. Secondo, non è specifico perché vale per ogni azienda straniera che mi accoglie come stagista, io faccio un'esperienza internazionale, che di conseguenza significa capire nuovi metodi, nuovi processi, altro tipo di organizzazione, di imparare di lavorare in un team internazionale. Significa io faccio una crescita professionale tramite l'esperienza all'estero. Un'altra conseguenza di questa esperienza è che posso crearmi una rete per il mio futuro lavorativo. Oggi non so se l'Italia è il paese dove, dopo aver concluso la formazione, dopo aver fatto una prima esperienza, è sempre il luogo dove voglio lavorare e vivere. Facendo un'esperienza temporanea in un'azienda straniera significa io capisco meglio dove mi vedo in futuro. In ogni caso, e questo dimostrano tantissime testimonianze e esperienze, un 3 mesi, 4 mesi in azienda straniera o in un'azienda degli Stati Uniti del Canada lasciano una traccia per tutta la vita a seguire. Chi può fare lo stage, l'internship negli Stati Uniti in Canada? Il Canada è aperto. Gli Stati Uniti abbastanza chiuso perché è solo possibile se io sono iscritto all'Università Italiana, se mi sono appena laureato, entro un anno. Una piccola porta c'è per professionisti che non devono essere per forza laureati. Potrebbero fare un periodo lungo in azienda americana, un periodo retribuito. Dettagli li spiego più avanti. Come ho detto, il Canada è aperto perché si rivolge a giovani fino a 35 anni e permette anche alternative allo stage. Importante, sono paesi che hanno bisogno del visto per studio, per un working holiday. Non è come il Belgio o il Danimarca, dove, come cittadino comunitario, abbiamo il diritto di andare e fare quello che vogliamo. Canada e USA richiedono il consenso del governo. Tutto il mondo quasi vuole andare negli Stati Uniti, vuol dire la concorrenza è micidiale. E questo significa che abbiamo da considerare di partire
tutto nel modo migliore la nostra presentazione, perché, ripeto, la concorrenza viene da tutti gli angoli. Significa, se non ho almeno un livello B2, non conviene di addentrarsi dentro la complicatezza dell'iter burocratico, perché sono poche possibilità. Devo iniziare in tempo, vuol dire 6 mesi prima. La candidatura non è l'Europass, io devo capire quale modello usano nel mondo anglosassone e devo presentarmi in questo modo per essere comprensibile. Non è detto che tutta la retribuzione copra le mie spese, così devo avere disponibilità anche di fondi propri. E per ultimo, l'inglese e il francese non è solo in questi due paesi. Se il nostro desiderio centra principalmente il discorso linguistico, possiamo per l'inglese anche andare in Estonia, per il francese in Belgio. Stati Uniti è un paese enorme, abbiamo una distanza tra nord a sud di oltre 2.000 chilometri, tra est e ovest di oltre 4.000. Vuol dire un paese con circa 330 milioni di abitanti, milioni di aziende. Da questo punto di vista le opportunità ci sono. Dobbiamo però capire se abbiamo quello che interessa al mondo americano. L'internship si trova dentro la parola Bridge User. Questo è il programma globale per utilizzare gli Stati Uniti per un periodo formativo. Significa, io sono studente universitario o laureato, laureata da non più di 12 mesi. Ho una buona conoscenza dell'inglese, vuol dire buona, significa almeno B2, come detto prima. Posso dimostrare di avere una disponibilità economica, vuol dire circa 1.500 dollari al mese a disposizione, e che ho un accordo con un sponsor accreditato dal governo, dal Department of State. Questo significa che per un periodo fino a 12 mesi è possibile lo stage in azienda, più un mese prima, un mese dopo. Un mese prima per prepararsi all'esperienza, un mese dopo per girare alcune parti degli Stati Uniti che non abbiamo visto nell'anno precedente. Ricevo una retribuzione. Questo si orienta al minimum wage, salario minimo, che è di 7,25 in Georgia, in Texas, di 16 dollari all'ora in California. L'azienda deve dare almeno questo. Poi dipende cosa metto a disposizione, potrebbe anche essere che prendo una retribuzione più alta. Siamo in pochi, perché come vedete a sinistra, a questo programma Bridge User Internship, da tutto il mondo in 2023 hanno partecipato appena 24-25 mila studenti neolaureati. Dall'Italia erano semplicemente o solo 323. Altri paesi come la Francia hanno mandato oltre 2.000, così in teoria le possibilità ci sono, però visto che il programma è meno conosciuto
In Italia questo corrisponde poi anche a un numero decisamente basso di persone, di giovani che vanno a formarsi in azienda americana. La procedura, perché come già detto, ci serve lo sponsor accreditato dal governo. Questo significa che io mi trovo un'agenzia normalmente che funge da sponsor. Questa agenzia mette, oltre all'attività di fare lo sponsor per me, mette a disposizione un orientamento su come scrivere la candidatura e, più importante, una banca dati con offerte di aziende della sua rete. Vuol dire che sono facilitato di candidarmi, l'azienda sa che venendo tramite l'agenzia io non ho problemi di ricevere il visto una volta concordato i termini dello stage. Questo servizio ha un costo. Ne vediamo più avanti. Questa è l'ITA normale. Può essere un'altra ITA che io ho già l'azienda, che l'azienda è a sua volta autorizzata dal governo. Vuol dire posso fare tutto con l'azienda, però questo è raro. Normalmente è che io ho in mezzo una agenzia autorizzata. L'elenco completo dell'agenzia trovo sul sito ilungovisa.state.gov, dove ci sono anche tutte le altre informazioni su come funziona il programma. Alcune di queste agenzie hanno sedi anche in Italia, anche queste informazioni sono comprese sul sito. Di annunci, se facciamo una ricerca su internet, di annunci veramente troviamo di tutto, da musei a high tech informatico, a aeronautica, a headquarter di catena alberghieri, a asilo nido, c'è veramente di tutto. Vorrei accennare in particolare o dare l'attenzione a chi studia una materia scientifica, perché all'interno del programma Bridge c'è una nicchia dove si favorisce l'internship per chi, ripeto, studia una materia scientifica. Un'alternativa allo stage in azienda potrebbe essere lo stage all'università, perché abbiamo varie università che offrono questa opportunità. Alla fine è simile a quello stage in azienda, perché l'università ha un reparto IT, ha un ufficio di internazionalizzazione, a un ufficio di accoglienza con reception, eccetera, eccetera. Vuol dire molte delle mansioni che noi cerchiamo nell'azienda privata lo troviamo anche all'interno di una università. Serve sempre l'iscrizione all'università in Italia, e questo è sempre solo per studenti non neolaureati, e il tirocinio che si svolge deve essere inerente strettamente al percorso di studio. Parlando come trovare lì le offerte, possiamo dire che abbiamo a disposizione una infinità di siti. Io vi consiglio di partire con siti come Glassdoor o Indeed, perché valgono per
gli Stati Uniti, ma anche per il Canada. Poi abbiamo per ogni paese abbiamo dei siti specifici che parlano di internship, per esempio internships.com, wayup.com, internweb.com per gli Stati Uniti, per il Canada, Career Edge, Talent Egg, Creditland. Ma questi sono solo alcuni, sono veramente così tanti. Che dobbiamo, dopo una ricerca iniziale, dobbiamo definire quale di questi siti sono da seguire, perché non siamo in grado di seguire tutti i siti. Per trovare l'azienda, o per capire quale tipo di azienda potrebbe accogliermi, è utile di fare la ricerca seguendo dei criteri prestabiliti. Su questo slide ho elencato alcuni criteri utili. Potrebbe essere che io voglio un'azienda americana che fa scambio commerciale con l'Italia, che ha una sede produttiva in Italia. Perché per dopo studio io voglio lavorare idealmente per un'azienda americana. Potrebbe anche essere il criterio scegliere le aziende italiane negli Stati Uniti, perché abbiamo tante aziende presenti con propri stabilimenti, sedi negli Stati Uniti. Un altro criterio potrebbe essere: io scelgo le aziende innovative del mio settore, robotica, intelligenza artificiale, marketing, nuovi approcci alla psicologia, alla pedagogia, eccetera. Potrebbe essere che io, visto che tutti vogliono California o New York, io dico Wyoming, Minnesota, perché nessuno vuole andare in queste zone. Quello che voglio dire è importante di aver stabilito criteri come dovrebbe essere l'azienda che mi accoglie, perché questo mi facilita la ricerca dell'azienda giusta. Parlando dei neolaureati e dei professionisti non laureati, abbiamo a disposizione il programma Trainee. Qui parliamo adesso di 18 mesi, non più di un massimo di 12, ma di 18. È sempre retribuito e io devo avere, dopo la laurea, aver fatto almeno un anno di esperienza inerente alla mia laurea, oppure, essendo non laureato, aver fatto 5 anni di esperienza professionale sulla base della mia formazione precedente. Devo avere sempre una buona conoscenza dell'inglese e come vedete nel riquadro a sinistra in basso, l'anno scorso 261 persone dall'Italia hanno scelto questo programma. Quasi tanto che hanno scelto l'internship, vuol dire il programma trainee per chi è fuori dall'università dovrebbe essere verificato in questa ottica. Piccola parentesi, per chi ha fatto almeno un anno di insegnamento, potrebbe essere interessante il programma Teach USA, che può essere di 1, 2 o 3 anni, retribuita e si lavora con la propria materia in una scuola americana. Informazioni su questo programma sul sito culturalvistas.org. Abbiamo delle alternative? Sì, perché possiamo anche ragionare su un summer work travel, vuol dire giugno-settembre,
parco nazionale, villaggio turistico, albergo, un ranch, ci sono offerte per un lavoro retribuito di 3 mesi. Non parliamo di formazione, parliamo di lavoro. Abbiamo meno di 27 anni, siamo iscritti sempre all'università e abbiamo lo sponsor, vuol dire gli stessi programmi che vengono proposti dall'agenzia autorizzata in termini di internship. Sono anche offerti qua in termini di summer work travel. Altre opzioni durante gli studi potrebbe essere di fare animatore in una colonia estiva invernale, si chiama camp counselor, oppure dopo la laurea il modulo alla pari. Interessante per tutti, indipendentemente se iscritto o no all'università, può essere Disney World ad Orlando in Florida, perché loro vengono in Italia per selezionare Cultural Representatives of Italy che lavorano per 10 mesi all'interno del parco di divertimento della Florida, facendo commessa, cameriera, receptionist, cuoca. È richiesto qua una buona conoscenza dell'inglese, come sempre, e tanta motivazione. Non è necessario una preparazione professionale specifica. Per informarsi sulle prossime scadenze, consiglio di andare sul sito internationalservices.fr. Exchange organizations ho già indicato, ci sono vari. Su questo slide trovate alcuni per i due paesi. Per gli Stati Uniti, vi ricordo sulla pagina del J1, la descrizione del programma PreChiusa, trovate l'elenco completo di tutte le exchange organizations, vuol dire delle organizzazioni che fungono da sponsor. Costi, dobbiamo prendere in considerazione i costi del visto che si aggirano alla fine di intorno ai 300 euro. Abbiamo bisogno di un'assicurazione sanitaria, lo possiamo trovare in Italia a partire da 50 euro al mese. Assicurazione responsabilità civile, che costa poco perché si paga una volta all'anno, forse ce l'abbiamo anche già. Dobbiamo pagare la fee dello sponsor, qui dipende dall'agenzia, siamo tra 500 e 1.000 euro. Poi chiaramente abbiamo bisogno di capire ma quanto ci costa la vita. Vi consiglio di verificare sul sito numbio.com i costi di una stanza in centro, in prima periferia, in seconda periferia e anche quanto costa 1 litro di latte, mezzo chilo di pane, 6 uova. Tutte queste informazioni trovate per Minnesota, per Atlanta, per New Mexico, per Phoenix, lo trovate sul sito numbio.com. Candidatura, come ho già detto, non Europass, ma prendiamo il modello anglosassone, seguiamo esattamente cosa si aspettano i datori di lavoro americani e canadesi, non c'è la foto, non indichiamo età, genere e religione, indichiamo però referenze.
Vuol dire può essere il professore, può essere il datore di lavoro, dipende in che fase della vita ci troviamo, se siamo ancora all'inizio dello studio, potrebbe anche essere un docente delle superiori. Da tenere presente, ci sono tanti motivi che impediscono a svolgere uno stage in questi paesi, dalla lontananza alla tempistica al costo. Però noi oggi abbiamo un'alternativa, non dobbiamo rinunciare agli Stati Uniti o il Canada in termini del nostro CV, perché abbiamo i remote internship, vuol dire gli stage virtuali. Stiamo a casa, andiamo avanti all'università, però 10, da 10 a 20 ore a settimana dedichiamo all'internship sotto la supervisione di un tutor aziendale, un progetto che rientra nel nostro percorso di studio. Alla fine non siamo retribuiti, ma non abbiamo neanche spese. E abbiamo, per rafforzare il curriculum, abbiamo il nome di un'azienda americana canadese e disponiamo di una referenza, di un numero di telefono che in futuro può essere interpellato da un futuro datore di lavoro. In quanto a una valutazione delle mie competenze. Informazioni, offerte trovate su virtualinternship.com, theinterngroup.com oppure semplicemente con la funzione search su LinkedIn, virtual internship, remote internship, poi indicate New York, Atlanta, whatever. E vengono fuori molte opportunità che naturalmente non hanno bisogno del visto perché non ci spostiamo dall'Italia. Ancora qualche cenno sul Canada, paese ancora più grande degli Stati Uniti. Andiamo in Canada perché abbiamo anche il francese e perché Vancouver, Toronto, Montreal sono tra le città più vivibili nel mondo. Attirano tantissime persone perché sono ben organizzate, sicure, pieno di opportunità per il tempo libero, per lo studio. Il Canada, dal punto di vista della qualità di vita, viaggia in confronto agli Stati Uniti su un altro pianeta. Come sistema, il Canada si trova in mezzo tra noi, tra il nostro tipo di organizzazione, la nostra visione di stato sociale e gli Stati Uniti. Così il cultural shock in Canada è meno impattante per noi che negli Stati Uniti. In termini di tessuto aziendale, offrono tutto quello che offre un paese industrializzato da tanto tempo. Quello che è in più del Canada sono le infinite materie prime. Vuol dire se questo discorso è rilevante per me o il discorso di energia rinnovabile, il Canada sicuramente è un'ottima destinazione in termini di stage. Il loro programma si chiama International Experience Canada, rivolto a chi vuole fare un periodo di lavoro e vacanza, chi ha accumulato un po' di esperienza professionale o a chi vuole fare un internship, uno stage. Tutto per un periodo
periodo massimo di 2 anni. La procedura prevede che io sul sito dell'Immigration canadese compilo un questionario dove indico i motivi che mi spingono verso il Canada e anche alcune informazioni sulle mie competenze e qualifiche. Se questo piace al governo, mi invitano di iscrivermi in modo completo nella banca dati. Questa banca dati del governo è visibile a tutte le aziende canadesi che cercano stagisti, che cercano lavoratori stagionali, che cercano lavoratori qualificati, in vari settori. Possono contattarmi perché sanno che io ricevo il visto se loro mi fanno un'offerta di lavoro. Il costo per me per il questionario naturalmente è zero. Se poi io seguo l'invito del governo, io pago la fee di $172 canadesi. Qualche requisito per partecipare all'International Co-op Internship. Io devo essere iscritto all'università. Io devo avere la job offer e non posso cambiare datore di lavoro. Normalmente l'internship non dura così tanto, vuol dire, è poco probabile che io voglio cambiare, in particolare se nella fase di accordo io ho verificato bene cosa mi aspetta in azienda. Se io invece sono già fuori dall'università, devo avere una job offer che è collegato con lo sviluppo della mia competenza professionale. L'ultimo di questi tre elementi dell'International Experience Canada è il Working Holiday Visa, che è aperto. Alla fine posso anche fare all'interno l'internship. Questo va bene fino a 35 anni, fino a un periodo massimo di 24 mesi. Devo in questo caso dimostrare di avere una tantum di $2.500 canadesi in banca o sulla carta di credito. Questo mi permette di girare il Canada, di lavorare, ma anche di fare lo stage. Mi permette di inserire momenti di vacanza. Il costo specifico, oltre ai 172 per l'iscrizione alla banca dati in caso di Working Holiday Visa, è di $100. Trovate informazioni ampie sui paesi, sempre su Wikipedia oppure sui siti governativi usa.gov, canada.gov. Abbiamo siti specifici anche per il turismo. Vi ricordo che nella Career Academy di Aerocultura abbiamo non solo i webinar ogni settimana, ma abbiamo anche una sezione con consigli dei nostri esperti. Abbiamo su YouTube podcast di 4 minuti, registrazione dei nostri video e tante altre informazioni sempre su aerocultura.it. Grazie per la vostra attenzione e good luck.